Eccoci qui, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ragazzi. In diretta, ottavo episodio di UK Calcio Social Pub, primo dell'anno, Lorenzo. Primo Primo del 2024, ragazzi. del 2024, che sarà un anno veramente di quelli importanti. Quindi. Sì, non anticipiamo nulla, ma No, non all'orizzonte anticipiamo. c'è tante cose belle. Tanto, Tante, tanto, tanto, veramente. tante, tante. Tanto, quindi siamo carichi, super carichi, assolutamente super carichi. E ovviamente, essendo noi super carichi, stasera abbiamo un ospite due in uno, ecco, come dire, Sì. due in uno, diciamo così. Quindi questa è una cosa, adesso lo annunceremo a breve, anche se dovreste già saperlo. E Anche intanto perché basta leggere, Ba insomma, dove le basta, basta trovate. leggere, lo vedete, quindi c'è poco da nascondere. Io saluto Claudio Cabella, che non potete vedere il nome, però sta interagendo dal nostro gruppo UK Calcio Clubhouse, quindi il nostro gruppo Facebook. Ciao Claudio, buonasera. Allora, Lorenzo, io visto per dare spazio che merita l'ospite, gli ospiti, direi di partire subito con la sigla. Così poi torniamo. Benissimo. Vi ricordo che siamo anche in diretta su TikTok, dove purtroppo non è possibile vedere l'ospite e sentire l'ospite. Quindi su TikTok siete sempre numerosi. Vi invito comunque a trasferirvi anche su YouTube, così potete seguire tutto con più logica, diciamo così. Allora, quindi sigla, che dici, Lorenzo? Sigla. Sigla, sigla. Eccoci tornati in diretta, benissimo, quindi io direi a questo punto facciamo entrare gli ospiti di questa sera, Lorenzo Lombardia Arts. Buonasera a Buonasera a Paolo tutti, Benvenuti, buonasera buonasera a tutti, a quindi. tutti. Allora, siate onorati che siete il primo ospite scozzese che abbiamo a Yuki Calcio. Esatto, Non solo, siamo anche il vostro primo ospite di questo nuovo anno, vorrei dire. Quello è Diciamo, vero, sì. diciamo, Quindi, quindi è un sì. doppio privilegio, quindi grazie, doppiamente grazie. Benissimo, grazie a voi di aver accettato il nostro. Grazie per l'ospitalità, ragazzi, veramente grazie. Benissimo, ci fa tanto piacere questa dimostrazione del fatto che il calcio d'oltremanica in Italia è molto seguito sotto tutti i punti di vista, quindi non c'è solo l'Inghilterra, ecco, questo dobbiamo dirlo, perché non c'è solo Assolutamente no. l'Inghilterra, assolutamente, quindi ci sono gli Hearts stasera, ma avremo poi, abbiamo avuto i Rangers proprio quando agli albori, all'inizio, proprio all'inizio, i Rangers Soliera, però poi c'è il Celtic, insomma ci sono tante squadre seguite, scozzesi seguite in Italia, Sì, quindi c'è tanto oltre all'Inghilterra, se assolutamente, no assolutamente non sì. Esatto, saremo Yuki Calcio, dai ragazzi. perché non c'è solo l'Inghilterra, questo lo dobbiamo dire. Quindi diciamo che già abbiamo parlato abbastanza di Inghilterra stasera, quindi ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui. Noi esageriamo. Allora, Non vi torniamo su. stuzzichiamo più di No, tanto, dai stop, stop, ragazzi. sì, ci fermiamo qui. Io volevo partire, Lorenzo, scusami, subito con la prima domanda, la mia prima domanda classica. Da dove nasce Fabio Endi? Da dove nasce la passione per gli Arts? Perché questa è una cosa, è una curiosità, insomma. Allora, il Presidente, club, io presidenza. sono Il Andy, presidente, il Andy. presidente. Il club l'ho fondato io 20 anni fa, anzi ormai Oh. quasi 21, ok? E la passione era per la Scozia in generale, sinceramente. Per la Scozia in generale, per lo Scottish football, per la nazionale. Io sono un po' anzianotto, mi ricordo il mondiale del 78, il mondiale dell'82, insomma.
quella Scozia lì ti ha fatto innamorare un po', no? Mondiale del 78 in cui eravate partiti con la Scozia era partita con grandissime grandissime fanfare, sì, convinti che avremmo vinto la coppa addirittura. C'era anche un inno, c'era. Cioè, sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Però purtroppo poi battemmo l'Olanda 3-2 nell'ultima partita influente del girone con il leggendario gol di Archigemmi. Che però insomma, come sempre la Scozia arriva sempre alla fine, non ha in mano niente, non gli rimane più che altro, niente. Più che altro arrivi alla fine e ti mancano le differenze reti spesso, questa è la cosa peggiore. Questa è ancora peggio. Quella cosa lì è una nota dolente, è una piaga ancora aperta, perché gli Arts hanno perso due campionati nell'86 e nel 66, tutte e due per differenza reti. E tra l'altro tutte e due c'erano due differenze reti diverse, si calcolava il quoziente reti con la differenza reti, se fossero state una al contrario dell'altra gli Arts avrebbero vinto tutti e due i campionati. Incredibile. E invece li ha persi all'ultima giornata in maniera un po' incredibile, molto molto dolorosa, molto dolorosa. Incredibile la parola esatta. Esatto, soprattutto quello dell'86, che è stato nell'85 la Berdina ha vinto l'ultimo campionato extra All Firm, nell'86 avremmo potuto andare avanti noi con questa tradizione per non far vincere le due di Glasgow, e purtroppo lì vinse il Celtic e da allora non è più cambiato niente, non è più cambiato niente purtroppo. Ahimè. È una cosa che ci limita un po', però tornando alla domanda iniziale, sì, esatto, la passione per la Scozia, poi quando sono andato per la prima volta 30 anni fa, già passare a Edimburgo, il Tyne Castle, il vecchissimo stadio del 1886, tutto attorniato, insomma, il classico, diciamo, la classica atmosfera che noi amanti del calcio UK, no, ricerchiamo, adoriamo. Giusto. E poi ho avuto la grandissima fortuna poi nel 99 di conoscere tifosi, anche uno molto influente dentro nella società, che mi ha fatto andare a vedere le partite, iniziare a vivere veramente la storia anche del club, che è lunghissima. E poi così per gioco ho detto vabbè, proviamo a vedere se c'è qualche altro ragazzo in Italia che segue gli Arts, e infatti qualcuno, pochi, uno qui, uno lì, uno a Roma, uno a Lecce, uno a Verona, insomma qualcuno, però molto appassionati, e siamo riusciti a partire da lì, poi subito siamo stati riconosciuti dalla società, abbiamo fatto gli striscioni, è iniziato ad andare su abbastanza costantemente, almeno 2-3 volte all'anno. E poi noi abbiamo... solo perché lavoriamo, e sennò andremo ogni weekend. E poi credo che questa sia una cosa comune un po' a tutti noi, almeno quelli che sono tra i presenti stasera. Sì, esatto. Il problema del lavoro è questa cosa che ci impedisce... È il lavoro che ci prende tutto questo tempo, che ci impedisce di andare a visitare un po' di stare. Per ora, poi chissà, un giorno non si può... E poi, insomma... Adesso la partita è un pochettino il pretesto, perché abbiamo talmente tanti amici, assolutamente. Abbiamo conosciuto talmente tanti ex giocatori, allenatori, abbiamo fatto di tutto in questi 20 anni. Gli Arts sono venuti anche in Toscana a una settimana, un po' di anni fa al Coccio, al Ciocco. Vabbè, andare al Ciocco in Garfagnana per uno scozzese è quasi normale, visto la situazione migratoria fra la Garfagnana e la Scozia, in effetti, anche se è più supplesso, è una piccola colonia. Sì, infatti. Quindi è stato fondato il vostro club, è stato fondato nel 2003? 2003, quindi 2003. 21 anni lì, quando li fate esattamente? A maggio. Ah, maggio, quindi sì. L'anno scorso avete fatto qualcosa per i 20 anni? Che avete fatto? 20 abbiamo fatto. Abbiamo fatto
un evento a marzo qui a Milano, dove sono venuti i nostri amici da Edimburgo, sono venuti anche tanti, sì, oltre 20. Eravamo in 20, oh, sì, bene. Infatti, tra l'altro, giustamente Lorenzo ha fatto vedere il commento poco fa di Ray, esatto, che vi saluta da Edimburgo. Grande Ray. Ray vi saluta da Edimburgo. Ecco, grande Ray. Ray è quello che ci ha introdotto nella società. Esatto. Perché ai tempi era addirittura... Ecco, questa è la foto del ventennale qui questo a Milano. Questo era marzo. Qui a Milano. Questo era marzo, sì. Potete vedere, se riuscite, c'è Pasquale Bruno, grande ex giocatore, esatto, uno dei vi stavo per chiedere, l'avevate incontrato. Infatti. È lì al centro con gli occhiali. È lì al centro con gli occhiali, di fianco a me. Eccolo qui. E dall'altra parte c'è un altro ex giocatore, il suo capitano di quando giocava. Il grande Gary Locke. Gary Locke. Ah, quindi voglio dire, è stata una cosa importante questo. Sì, sì, una vera e propria, cioè, ventennale. Esatto, pensate che Gary Locke adesso lavora come club ambassador agli Arts e lui, noi durante il nostro, diciamo, weekend del ventennale a marzo abbiamo portato tutti i nostri amici a fare un giro a San Siro, chiaramente. Gary Locke aveva il compito, diciamo, dalla società di scattare una foto, diciamo, ufficiale. Grande nostro... Massimo. Salutiamo intanto Massimo. Ciao Massimo. Di scattare una foto da pubblicare, esattamente questa foto. Oh, esattamente questa foto. Questa foto è stata scattata con il telefonino, appunto, di Gary Locke, che poi l'ha inviata agli Arts, che l'hanno pubblicata sul loro account ufficiale. Ci hanno fatto gli auguri per i nostri vent'anni. Oh, bella questa! Con questa, proprio con questa foto, hanno fatto gli auguri per i 20 anni del Lombardia Arts. E c'era appunto Gary Locke lì presente che gli ha mandato questa foto. È stato il nostro piccolo quarto d'ora di ulteriore celebrità. No, vabbè, non è da poco, No, non è da poco. Onestamente, che una società scozzese abbia tutto questo interesse per i tifosi, esatto, all'estero, non è mai dato per scontato. Sì, è infatti proprio quello che stavo dicendo. È vero. Un po' come una cosa strana. Diciamo anche che ogni volta che andiamo lì, o comunque quando ci sentiamo, da quando poi alcuni anni fa abbiamo istituito il nostro gruppo WhatsApp ufficiale, prima ci sentivamo via mail, era tutto molto più frammentario. Certo. E la cosa più simpatica che traspare è appunto il loro positivo stupore nell'avere così tanti, diciamo, gente così appassionata di una squadra che è lontana tante migliaia di chilometri dal nostro, diciamo, da dove viviamo, da dove siamo nati. E sì, poi anche loro... sì. Cioè, poi è gli Arts, nel senso, non prendetela male, ma esatto, per loro rimangono ancora più stupiti, perché se uno pensa al calcio scozzese può pensare a Rangers, può pensare a Celtic. Esatto. Se hai i capelli bianchi come me, al limite all'Aberdeen o al Dundee United, altro. Esatto. Diciamo che l'italiano medio, che magari conosce un po' le squadre scozzesi per le loro partecipazioni, magari alla Champions e adesso più di recente a Europa e Conference League, ovviamente sente nominare molto più spesso le due di Glasgow. Certo, assolutamente. Per fortuna, di recente stiamo riuscendo a intrufolarci in Europa anche noi. Sì, ovviamente condizionati al budget, ma siamo fiduciosi che magari con un po' di partecipazioni consecutive si possa provare, perché no, magari anche superare la fase gironi, chi lo sa. Assolutamente. A proposito di Europa, perché io ho una domanda che ho visto, ora la stavo cercando ma non ritrovo la foto, che voi avete fatto l'anno scorso una trasferta per vedere la partita contro il Riga. Assolutamente. Esatto, no. Sì, a Edimburgo, certo. Edimburgo, ma a Firenze c'eravate, visto... Certo che c'eravamo, nel settore ospiti. Ah, certo. Vedi, a saperlo ci trovavamo allo stadio, pensa un po'. Si poteva fare una diretta dal Franchi. Quella giornata lì è rimasta nel cuore a tutti. Lasciando perdere il risultato per noi. Il risultato per noi era, però, era l'ultima delle cose. Esatto, l'ultima delle cose. Però tutti i ragazzi che sono venuti dalla Scozia, che erano tantissimi, perché erano 7.000 a Firenze, non so se vi ricordate
invasa pacificamente. Sì, no, ma un'invasione pacifica. Abbiamo ricevuto ben altri feedback peggiori. Assolutamente. Quando sono arrivati altri tifosi, Riga stessa, fra l'altro. Assolutamente. Sono molti pochi e molto antipatici, mettiamo così. No, noi fortunatamente abbiamo questa grandissima nomea di gente allegra. Di gente che arriva, esatto, che fa festa, che beve, ovviamente. Per forza, se no... Però sempre nel limite del rispetto di tutto. Tanti cori, non so se vi ricordate la partita, abbiamo cantato per 90 minuti. Esatto. In maniera... quando abbiamo segnato il gol dell'1-4, sembrava... Quel gol è stato festeggiato come manco fosse la finale. Sembrava il gol della vittoria. Abbiamo visto delle scene che... Sì, abbiamo... annegati nella birra, sono volati i bicchieri di birra, è volata gente, è stato un pandemonio, ed eravamo 4-0, però vantaggio, la gente se la ricorda veramente. Certo. Firenze, te lo dici a chiunque, a Edimburgo, ma Firenze, perché o c'era lui o c'era qualcuno che conosceva, o c'era qualche amico, qualche parente, tutti stracontenti, tutti strafelici, nonostante il risultato, perché quello lì, ripeto, è l'ultimo. Che ci vuoi fare? Ma ci mancherebbe il livello, il budget, l'esperienza, è completamente... Ma nessuno di noi si aspettava di fare il risultato, è normale. Però già esserci, insomma... Esserci, poi quel gol, ripeto, ripetitivo, però quel gol... No, è una soddisfazione. Il primo gol in Italia in una partita ufficiale segnato dagli Arsi. Esatto, quindi perché avevamo già giocato col Bologna nel 90-91 e con l'Inter nel 61 alla Coppa delle Fiere. Quindi questa era la terza volta nella storia. In Italia. Non lo sapevo assolutamente. È il primo gol in assoluto. È il primo gol in assoluto. A proposito di storia, ma nella vostra militanza da tifosi degli Arts, qual è il momento, quindi rispondete uno per uno, ovviamente, il momento a cui... o l'episodio a cui siete più legati? È troppo facile questa domanda. La risposta sarà uguale. Lascio rispondere vediamo. Allora, è difficile, perché ci sono stati tanti momenti. Se parliamo di momento sportivo, sicuramente la vittoria 5-1 nella finale della Scottish Cup del 2012 contro i rivali cittadini dell'Ivernia. Lì è stata... È stata la seconda finale della storia della Scottish Cup tra Hearts e Hibs. E la prima giocata a Glasgow, perché la prima nel 1896 è stata giocata a Edimburgo, l'unica finale giocata fuori da Glasgow nella storia. E tra l'altro, aneddoto, visto che è bello, per questo. Pensate che nel 1896 già non vogliamo dire che Glasgow già dominava, e la coppa non è stata portata a Edimburgo per la partita. Quindi quando gli Arts hanno finito e hanno vinto la partita 3-1, una delegazione ha preso e è andata a Glasgow, non so quei cavalli, non so cosa è andato come, ci hanno messo un po' e sono tornati alla sera con la coppa. Con la coppa, cioè proprio una cosa... Loro da Glasgow non la volevano portare via. Tanto per dire, no, veramente siamo a dei livelli, sì, un'altra era, un'altra epoca, un'altra era. Fabio, invece, quindi il tuo momento è questo, quindi allora confermi forza, che la risposta... Tenete conto che io sono arrivato nel club nel Lombardia Arts nel 2010, quindi due anni prima di questa finale. Questa finale per me è stata la mia prima trasferta in Scozia, la prima partita degli Arts vista live dallo stadio, la prima volta che ero allo stadio fuori dall'Italia, la prima volta che conoscevo tutti loro. Mamma mia, quindi sei una mascotte. È stata una vittoria storica, una di quelle per cui non ci può veramente essere una rivincita, almeno di un 5-1 al contrario, però al momento ci sembra improbabile. Ecco, questa era la sera prima al nostro pub, vedete Fabio un po' più giovane. Era un po' più giovane, adesso un pelino, sì. No, quello è... Questo è Craig Gordon. Esatto. Ah, è Craig Gordon. Nazionale. Pensate che lui in quel momento lì
qui eravamo dentro a Hampden Park, era sugli spalti, sugli spalti. Bellissimo. Lui in quel momento lì aveva appena finito col Sunderland 2 anni di infortunio, è tornato e non, a quel momento non giocava, era ecco, pseudo ritirato, no? E cosa ha fatto? È venuto a vedere la partita da tifoso degli Arts con noi, era a 2 file dietro di noi. Esatto, quello non era un porto d'onore. Due file dietro di noi. Ho detto, ma che ricordo? Andiamo a fargli sentire, l'avevo conosciuto anni prima, si è ricordato, abbiamo fatto la foto insieme, e lui era lì come tifoso della squadra, non come portiere della nazionale. Incredibile. No, comunque questo fa capire... A 40 anni... Dopo che si è rotto una gamba l'anno scorso, proprio alla vigilia di Natale, esatto, a Santo Stefano. Poco prima di Natale, esatto, 2022. Esatto. Purtroppo ha avuto una frattura scomposta in 2 punti della gamba destra. Tutti pensavano, a 39 anni, pensavano ha finito. Invece è entrato e probabilmente giocherà titolare sabato in Scottish Cup. Fantastico, esatto. Veramente fantastico. Questo poi fa pure capire come viene vissuto lì il calcio. Ecco, noi qui non vogliamo, diciamo, fare del qualunquismo, lo lasciamo ad altri canali. Il qualunquismo, ma è una cosa, cioè, è realistica, è così. Cioè, sono fatti, cioè, queste trasmissioni. Poi anche con le testimonianze vostre, poi questo è il senso di questa trasmissione. Grazie alle vostre testimonianze, possiamo toccare quasi con mano le emozioni che vivete voi. Prego. Certo. Ragazzi, allora, c'ho un po' di saluti io qui, Sì, abbiamo un po' di saluti. Saluto. Abbiamo fatto vedere prima così di sfuggita, quindi abbiamo Ray French. Da Edimburgo abbiamo citato più volte. Edimburgo. Poi... Hearts, Glorious Hearts. Sì. E c'è Massimo Giorgi. Massimo da Roma. Un nostro membro da Roma, anche lui appassionatissimo. E poi abbiamo dei saluti che però sono, diciamo, di là dal Vallo di Adriano. Abbiamo Alessandro Benedetto. Alessandro, che salutiamo. Che ci salutano, sono nostri amici. E il nostro futuro ospite, Maurizio Bolgarini. Grande Maurizio. Che non so se lo conoscete, ma certo. Lui organizza la squadra di calcio a 7 dei Nottingham Forest Italia, Robin Brett. Sì. E quando prima del Covid, purtroppo, quando organizzavano il torneo organizzato da Irma d'Alessandro qui a Milano. La Connection, sì, me la ricordo. Italian Connection, noi ci abbiamo giocato, non ricordo se abbiamo giocato contro di loro. Siamo arrivati in finale un anno. Sì, non ricordo se abbiamo giocato contro di loro, però ci siamo incontrati. Sì, lui è tutto un grandissimo, una grande festa. Sì, comunque sì. Maurizio sarà ospite la settimana prossima con Anglo Calcio, quindi se avete modo, insomma, lo potete rivedere giovedì. Lo seguiremo. Ma Maurizio è sempre venuto a trovarci, sempre quando eravamo lì al torneo, è venuto a salutarci. Grande Maurizio. Ma altri in tempi recenti, poi magari cerchiamo pure di analizzare la situazione degli Arts attuale. L'ultimo viaggio che avete organizzato tutti insieme, quando è stato? A novembre lo scorso. Quindi perché abbiamo fatto 2 feste del ventennale. Una qui con i ragazzi scozzesi che sono venuti a trovarci a marzo e una alla fine di ottobre, inizio novembre, a Edimburgo con loro. Esatto. E infatti questo è sull'aereo. Esattamente. Qui siamo al campo di allenamento degli Arts, esatto, a Orium. Quello con la maglietta, esatto, e quello è il nostro nuovo shop. Questo l'abbiamo diciamo inaugurato al Tyne Castle, a una cena dentro all'interno dello stadio. Ma che bello. Avete qualche foto? Ce l'abbiamo della cena? Certo, no, questa si va troppo avanti. Questo è Shankland, il nostro capitano. Sì. Vai, ritorna su Shankland. La foto con Shankland. Quindi voi siete stati accolti proprio dalla società? Sì, assolutamente, sì. Sì, sì. Noi tutti gli anni facciamo una piccola votazione tra di noi
e scegliamo diciamo, il Player of the Year. E poi all'inizio della stagione successiva andiamo a consegnarglielo, sperando che sia ancora con noi. Beh, questo è da vedere. Ovviamente. Speriamo, perché insomma Shankland è una lo speriamo, Shankland è molto richiesto. Sì, giustamente, ci mancherebbe. Lorenzo, pure. C'è stata inviata una foto da Claudio. Sì, devo cercare di tirarla fuori. Vabbè, se vuoi faccio io. Fai te, vai, guarda che allora provo. Provo a fare io con i potenti mezzi della regia, fai da te. Quindi c'è il nostro Claudio, che è un collezionista. Claudio è il nostro collezionista di sciarpe, però qui, diciamo, ha cambiato tema. Ci propone questo gioiello. Lo riconoscete? Certo, questa è una maglia celebrativa. È una maglia celebrativa. Credo che sia del 1974. Penso proprio di sì. E mi fa piacere che Claudio abbia inviato questa foto, perché io volevo commentare con voi. Noi all'inizio della stagione abbiamo tenuto una rubrica abbastanza lunga e ricca sulle maglie della stagione che si apprestava ad iniziare, e devo dire, io sono rimasto assolutamente folgorato dalla terza maglia dei Arts, a cui abbiamo dedicato chiaramente un'analisi che io insomma ho voluto definire un'opera d'arte, perché effettivamente è un'opera d'arte, ma non è soltanto la maglia in sé. Ora gli Arts non è sponsorizzato dagli Arts, questo ci tengo a precisare, ma non è un'opera d'arte soltanto la maglia, ma secondo me, e volevo sapere voi cosa ne pensavate, l'idea in sé, cioè quella di leggere in chiave moderna la maglia realizzata, il kit indossato dalla squadra nel 1874, questa è una genialata incredibile. Che fa avvicinare anche i più giovani alla storia. Perché no, non si fanno più spesso queste cose che sarebbero da fare? Voi l'avete comprata questa maglia? Una storia ricchissima. Eccola qua. Che spettacolo! Applausi, qua ci sono gli applausi. Ma non potevamo mica esimerci. Voi pensate che quando è stata messa in vendita, c'è stata una fila davanti. Avevo delle foto che mi ha mandato uno dei nostri membri, che era in fila, una fila infinita fuori dallo shop, davanti alla plaza. Beh, è durata 3 ore, minimo 3 ore per accaparrarsi le prime, che sono state una cosa incredibile. È vero, sì, ma infatti quando abbiamo fatto uscire questo articolo, quindi proprio poco dopo d'agosto, erano i primi di agosto, la maglia era già esaurita sullo store, cioè già era finita. È durata poche ore, pochissimo, veramente, ma è veramente splendida. Poi infatti pensate a questo. Pensate a questo, noi dopo la Brexit purtroppo è difficile che compriamo dallo shop, perché ogni volta che arriva un pacchetto in Italia è una sorpresa negativa. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto ai nostri amici a Edimburgo di farci questo favore, di mettersi in fila per noi davanti allo stadio e prenderlo anche per noi. Sì. La prima volta, quando è stato aperto, quando è stato fatto il lancio, il nostro amico Donald era lì in fila, lui ha detto: ragazzi, è arrivato il mio turno. Non c'era più, erano rimaste solo le taglie per i bimbi, l'ho presa mio nipote, le vostre, neanche la mia ho potuto prendere. Poi noi per agosto siamo andati a Edimburgo, poi l'abbiamo ritrovata, l'abbiamo fatto l'abbiamo ristoccata. Sì. Ma il giorno del lancio o eri lì dalle 6 del mattino o era impossibile, assolutamente. No, ma infatti neanche la società si aspettava un successo simile, perché l'hanno detto, ce l'hanno dichiarato in un comunicato. Quindi, però, devo dire, è un successo assolutamente meritato, e anche quando i giocatori la indossano, e l'hanno indossata chiaramente spesso durante la stagione, dà proprio quella sensazione di storia, di appartenenza con quel cuore in bella mostra. Il cuore maruno, dove vedi solo quello, nel senso che devi andare a leggere
vicino, sì, sì, perché sì, è tutto sì, maruno, sì, no? E quindi sì, è sì, esattamente sì, identica alla maglia del minuto 174. È veramente è splendida. Poi anche la presentazione, le foto che hanno fatto di presentazione, il video, questo, un bijou, veramente, no? Veramente fantastico. Non ha... come sì, allora, ci mancavano i baffettini. Mancavano i baffettini, è vero. Sì, qui non so, magari si vede un po', ma su quecalcio.com, sull'articolo di cui vi citavo, abbiamo ripreso un po' le foto, sia che le foto session che hanno fatto nuove qui a destra, esatto, e qui a sinistra c'è la foto originale. Quindi, come vedete, insomma, c'è stata una riproduzione perfetta della maglia e devo dire che questo noi facciamo il nostro, insomma, cerchiamo di diffondere queste immagini e queste iniziative che riteniamo siano veramente l'essenza del calcio d'oltremanica, che poi lo differenzia senza voler togliere nulla a nessuno. Anche perché io non so voi, ma molte delle persone che hanno avuto una passione per il calcio d'oltremanica è cominciata dalle maglie. Esatto, sì, giusto, è cioè, vero. Cioè, gente andava a cercare le maglie, perché? Perché anche per marchi come Admiral, come Ambro, che ti danno un nome, una ricerca sul classico, ma che non sia anche, esatto, che sia anche moderno, che onestamente non le sappiamo vedere. Noi, sì, no, noi le vendiamo peggio queste cose, c'è poco da fare. Non è che non ci sono proprio, perché a volte ci sono state, ma non le sappiamo proprio. Ma lo sai, Lorenzo, io cosa, secondo me. Una cosa, qualche anno fa. Noi eravamo come sponsor tecnico, avevamo Adidas, poi c'è stata Puma. Se fossimo stati ancora con questi grandissime multinazionali, io sono quasi sicuro che non avrebbero fatto una maglia del genere. Magari avrebbero fatto sicuramente no. Ma non sarebbe stata la stessa cosa. Infatti, quando c'è stata data la notizia che tornavamo da Ambro, abbiamo tutti festeggiato perché è un marchio che ci tiene, certo, e poi è britannico, quindi comunque sa di cosa stiamo parlando. Quindi... Esatto. Un'altra maglia capolavoro è quella con gli 8.000 nomi di chi ha salvato il club. Non so se ve la ricordate, questo, che anno fa. Sì, sì. Grigia, perché sì, bellissima. Scritti il mio nome qua dietro la spalla. E chissà se in questa maglia, come c'è anche il nome di Claudio, che aveva comprato la maglia che abbiamo fatto vedere prima in un momento di difficoltà economica. Proprio bravo, Claudio, grande, bravo Claudio. Ma Claudio è una persona, un collezionista di quelli proprio raffinati. Quindi, sì, noi comunque... in questo facciamo il nostro. Diciamo che ogni volta che andiamo in trasferta è difficile che usciamo dallo shop a mani vuote. Vi dico la verità, io non tifo per nessuna squadra in particolare, cerco di mantenere comunque un certo distacco per poter dare... Lui è quello bravo. ...parlare in modo provo, insomma. Però io ho provato ad acquistare questa maglia, per ora mi ha solo fermato la Brexit per i costi, ma io la sto puntando già da agosto, da subito, quindi questa sicuramente entrerà... Nella collezione privata, sì, assolutamente sì. Però ritornando al discorso delle maglie, poi voglio sapere anche il vostro discorso, la vostra opinione in merito. Intanto, io penso, ho trovato la maglia celebrativa con i nomi. Bravo Lorenzo, bellì, questa è un'idea meravigliosa, tra l'altro. E questo poi, tra l'altro, tutti i nomi di chi ha salvato il club con le donazioni. Che faccio io tuttora, facciamo noi, anch'io, 10 pounds al mese fisse per la Foundation of Arts. Quella è una cosa molto bella che non so se la facciamo anche noi in Italia. Io, per esempio, ho una squadra in Inghilterra di non-league che è i Blade Spartans, che sono di vicino Newcastle, e sì, quest'anno ho donato 20 sterline per la benzina per il pullman, per una trasferta. Sì. Bello. Ma l'Italia è un discorso, dovremmo fare una puntata a parte. Noi siamo sempre disponibili, Lorenzo, a invitare qui Gravina, insomma tutti. Abbiamo sempre quel discorso sulla FA Cup e Coppa Italia in sospeso, ma prima o poi ci arriveremo. Alla federazione, prima o poi ci arriveremo, ma io in relazione a questo discorso penso che perché le maglie sono affascinanti, perché giustamente Lorenzo faceva
discorso del fatto che le persone si avvicinano al calcio oltre manica anche per queste cose, ma perché secondo me lì è una questione proprio di emozione che esce dall'oggetto, cioè non è un semplice oggetto, lì si vede proprio l'emozione e la passione che c'è, cioè non è un oggetto buttato lì tanto per vendere col nome dietro, perché questa maglia degli Arts, per esempio, che abbiamo fatto vedere, cioè lì non è che tu la compri perché c'è il nome di Shankland dietro, per esempio, ma cioè la compri per il valore che trasmette questa maglia. Anzi, specialmente la compri senza nome. Senza nome. Quella che vi ho fatto vedere era bianca. Quasi tutti la comprano senza nome. Certo. Quella bianca, assolutamente sì. Quindi è proprio il veramente quello che contiene l'oggetto che fa la differenza in questi campionati ed è il motivo poi per cui ci appassionano così tanto. Abbiamo altre foto, Lorenzo, le facciamo vedere? Io c'ho una foto recentissima, motivo per cui ho avuto un po' di brividi, perché diciamo c'è stato un momento di freddezza fra le nostre comunicazioni, perché udite, abbiamo avuto un matrimonio in kilt. Hai capito? Mi sembra di conoscere lo sposo. Di vederlo doppio. Congratulazioni, veramente. Addirittura in kilt, fantastico. Meravigliosa questa cosa. Ma il avete mai provato a contattare? Cioè, voi abbiamo visto come la società sia vicina a voi, nel senso che vi dà sempre, diciamo così, spazio. Questa cosa, siccome non è la prima volta che accade tra i nostri ospiti, abbiamo delle continue conferme, ero anche in Scozia, di come le società siano vicine ai tifosi italiani, come vi siete sentiti quando avete avuto questa accoglienza dalla società addirittura? Io tutte le volte mi sento sempre in questo modo, mi viene il magone, perché veramente è come andare in famiglia, uguale, identico. Ma sto parlando non solo con i tifosi, ma anche proprio con i dirigenti, gli ex giocatori, gli ex allenatori, gli allenatori. Tutto. Sembra di essere trattati come parenti. Ma parenti stretti, è veramente una cosa meravigliosa. Assurda, ma è la stessa risposta che ci è stata data da Ludon Town Italia, per esempio. Quindi è proprio un modo di fare che hanno. Soprattutto probabilmente quelle le società più piccole come la nostra, sì. Che sono un pochettino più familiari anche come idea, anche nel quartiere di Edimburgo e tutto. È una cosa, mi viene la pelle d'oca ancora adesso che sto parlando. È veramente bellissimo. Ma poi specialmente poi per noi che magari veniamo dall'Italia, dove siamo abituati che i calciatori sono delle rock star, cioè sono inavvicinabili. Voi immaginate provare a organizzare una consegna di un premio di dei tranquilli signor nessuno, perché per loro siamo dei signor nessuno. Certo. Non so, invento Lautaro Martinez. Non lo vedremmo mai. O un altro di un'altra squadra, un Leao, non lo so, non li vedremmo mai. Comunque stiamo parlando, però non avremmo proprio modo di ci però dire, attenzione, stiamo comunque parlando di una squadra che è terza in classifica, in Premier, cioè il massimo campionato professionistico scozzese. Quindi sembra una sciocchezza quella, un'ovvietà quella che dico, però attenzione, stiamo parlando sempre di una terza in classifica. Ha vinto 2-0 in casa dei campioni di Scozia. Te la butto lì che ha vinto anche un derby fuori casa malgrado un rigore sbagliato. Due rigori sbagliati, uno di qui e uno di là. Un meraviglioso gol di Shankland che ce lo sogniamo ancora di notte. Bellissimo. Ragazzi, una domanda dal nostro Geslane, che ci segue sempre. Da dove deriva il cuore sullo stemma? The Heart of Midlothian. Il nome, il cuore del Midlothian.
Allora, lì ci sono diverse teorie perché non è sicuro da dove deriva il nome. Perché di Art of Midlothian era una prigione di suo vicino alla cattedrale di St. Giles, e è stata abbattuta a metà del 1800. Quindi sembra che diciamo, chi ha voluto inizialmente fondare il club si trovasse lì, in quella zona, perché c'era anche una balera La sala costruita, da ballo, la sì. sala da ballo costruita dopo l'abbattimento della prigione, che si chiamava Art of Midlothian. Io nell'articolo sulla maglia, facendo qualche ricerca a proposito di questa Si domanda, parla del mosaico. esatto, sì, c'è il piano rialzato della strada che ha forma di cuore e indica l'ingresso Esatto. diciamo, della Sì, è vecchio proprio per lo ingresso stemma della della strada. prigione, diciamo. Quindi se, questa è un'altra teoria, però ovviamente queste sono un po' Esatto. misto leggende, insomma. Che tra l'altro anche lì è una cosa particolare perché chi passa solitamente ci Sì. sputa sopra allo Ah, sì? stemma e sembra una cosa dispregiativa. Effettivamente è una cosa dispregiativa, ma non è dispregiativa verso lo stemma degli Arts, ma verso quello che c'era prima C'è la sotto lo prigione. stemma, Sì. c'era la prigione, the dungeon, Esattamente. dove rinchiudevano, proprio di fronte alla cattedrale di St. Giles, dove c'erano i patiboli Sì. ai tempi e non Esattamente. stavano lì troppo a guardare. No, E vabbè, no. quindi Assolutamente. i cattivoni, quelli che dovevano poi appendere, li buttavano dentro questo dungeon e la gente passando gli sputava addosso per Addosso. Quindi, dispregiativo. incredibile, E lì, però. siccome lo stemma l'hanno poi costruito proprio in quel punto, Sì. Ecco, è diventata una tradizione fare questa cosa. vedete, poi la tradizione, questo è un altro concetto che potremmo stare qui a parlare per anni, non per ore, cioè del Assolutamente. senso della tradizione nel calcio d'oltremare, che in generale, ovviamente, nel Regno Unito sappiamo quanto è radicata la tradizione, che ha un valore anche nel diritto, addirittura. Quindi, insomma, queste sono tutte piccole cose che magari, cioè, bisogna dirle perché sono queste poi le cose interessanti di questi tornei e di queste squadre che ti fanno poi appassionare. E sono poi un Esatto. senso di appartenenza, sono un senso Sì. di appartenenza. Sì. Fra l'altro vedo una passione che non conosce limiti climatici. Ah, Sì. completamente. Beh, Qui qui dove eravate? è iniziato. Qui è un derby di Questa Coppa di è una bella Scozia. storia, questa è una bella storia. Un Vai, derby di Coppa di raccontatemi. Scozia. Questo era gennaio 2018, era l'esordio in il secondo turno. Il Il secondo secondo turno turno di Coppa di Scottish Cup. Scozia a eliminazione diretta. Era un derby giocato al Tynecastle, quindi nel nostro stadio, contro gli Ips che venivano da 9 risultati utili consecutivi nei derby contro di noi e arrivavano chiaramente tutti Galvanizzati. galvanizzati, con i favori del pronostico, eccetera, eccetera. Quel giorno noi eravamo nel nostro classico pub, ovviamente nel pub, atmosfera a 50 gradi, chiaramente, fuori bufera di neve No, è totale ghiaccio, e ghiaccio. Arrivarci, ci abbiamo messo 2 ore per Esatto. fare un quarto d'ora di normale Esatto, passeggiata. e quel derby poi fu molto molto tirato, era l'esordio di Naismith, se non sbaglio, Naismith, anche da giocatore, e fu molto tirato e fu vinto dagli Arts all'85esimo con un gol, non, il classico gol non gol, perché allora non sì. c'era Certo, VAR, non non era c'era ancora niente. mai. Però era dentro, però chiaramente l'Iber è impossibile decidere che fosse Certo. dentro. Poi dopo le immagini dicevano che era dentro. E infatti noi, per un attimo, noi vedevamo il nostro giocatore esultare, però ho detto, ma Non eravamo io sicuri. guardavo l'arbitro per capire che segno facesse. Poi ha indicato il centrocampo E là si è e esplosa, siete esplosi. là di tutto. E poi là è successo di tutto perché chiaramente, ripeto, loro e soprattutto i loro tifosi arrivavano molto galvanizzati. Furono completamente ammutoliti mentre tutti gli altri tre quarti dello stadio fu una bolgia che cioè, Certo. continuavamo
loro uscirono quasi prima loro uscirono, perché noi non volevamo più uscire dallo stadio. Continuare a vedere a oltranza, festeggiavano chiunque. E beh, come il 5-1 Hamburg. Esatto. Siamo stati dentro almeno un'ora dopo la fine della partita, la fine della consegna della Coppa. Sì. Mamma mia, che spettacolo. C'è Nello che vi saluta. Nello, salutiamo Nello. Nello l'avete visto nella foto con Shankland. Lui che è uno del nostro, del membro del nostro club, è lui che ha consegnato il premio a Lorenz. E abbiamo anche il nostro Keslane, che è storia affascinante, quello di cui parlavamo prima dello stemma, quindi veramente veramente affascinante. E poi qui, ragazzi, vai. Parlavate della sera prima al pub, immagino sia questa o qualcosa. Questo è un po' di anni dopo. Sì, dopo? Questo è qualche anno dopo, sì. Questa, questa fu una cena organizzata a Edimburgo durante una delle nostre trasferte, quello al centro con il pullover grigio e Gary Locke, l'ex capitano degli Arts negli anni 90, eccetera, eccetera, che è, diciamo, il nostro contatto con la società, quello che ci porta lui il trade union con la società, quindi come l'avete, non so se ci avete detto prima, me lo sono perso, come l'avete conosciuto? Cioè, come l'avete... Magari... Sì. Allora, l'abbiamo conosciuto in Toscana, proprio lì al gioco, perché lui era l'assistente dell'allenatore allora, che era Jim Jeffries, era l'assistente quando siamo andati, abbiamo conosciuto un po' tutti i giocatori, e abbiamo conosciuto anche lui. Poi ci siamo dati appuntamento ad Edimburgo, la prima volta che potevamo salire noi, siamo andati a trovarli, e dopo la partita sono venuti con noi a festeggiare una sconfitta, vabbè, lasciamo perdere, però insomma lì ci si è cementata un pochettino. Pensate, vi racconto un aneddoto con Gary Locke che è incredibile. Sì. Lui nel 2012, proprio la finale vinta, lui era l'assistente di Paolo Sergio in panchina, e ovviamente il nostro grandissimo giocatore Rudy Skacel, che segnò una doppietta in quella finale, venne eletto miglior giocatore del nostro club, ovviamente. Però lui, dopo, l'anno dopo, gli Arts cominciarono ad avere grossi problemi economici e quindi smantellarono completamente la squadra e Rudy se ne andò. Quindi noi non potevamo fisicamente presentargli il premio perché non sapevamo dove era. Qualche anno dopo ritornò in Scozia al Raith Rovers, che è una piccola squadra di Cody, che è vicino a Edimburgo, e guarda caso l'allenatore era proprio Gary Locke. Quindi ci siamo, ma è una roba incredibile. L'ho contattato, gli ho detto: ascolta Gary, ma se veniamo a portare il premio che dovevamo dargli già anni fa a Rudy, mi ha detto: sì, non c'è problema, venite al campo d'allenamento. Il giorno prima della partita, la partita era Raith Rovers Hearts, proprio di Scottish Cup, incredibile. Assurdo. Quindi noi siamo arrivati al campo dell'allenamento di io, Fabio, Anna, al campo dell'allenamento del Raith Rovers con le maglie degli Hearts, con il nostro striscione. È arrivato Gary, ci ha fatto una festa, è arrivato Rudy e è stato incredibile. Gli abbiamo consegnato il premio, abbiamo fatto tutte le foto con tutti i giocatori sorridenti del Raith Rovers intorno a noi che premiavamo un giocatore degli Arts che avrebbe giocato la partita il giorno dopo. È veramente una cosa che succede solo il discorso di prima. Pensate che in Italia sarebbe possibile una roba del genere? Ma assolutamente no. In qualunque categoria è impossibile. Qualche categoria magari la riesce ancora a fare, proprio da poco. Io ho frequentato delle categorie molto basse, almeno qui nel Lazio, per carità, però ti assicuro che pure lì sembra che si stare parlando con Real Madrid. Lazio, categorie basse, è una lotta continua, lo so. Veramente, quindi andiamo avanti, avanti. Però vi invidio perché avete avuto la fortuna, tra virgolette, però la costanza, perché
è la forza, perché poi per portare avanti una passione serve forza, impegno economico anche, soprattutto economico, mentale, fisico, quindi veramente vi ammiro per questo, perché... Poi tenete conto anche di una cosa, adesso, al giorno d'oggi, è facilissimo con tutti i social, con tutti i mezzi che la tecnologia che ci dà, star vicino comunque alle nostre squadre. Quando noi cominciamo, anzi quando loro cominciarono, ma anche quando arrivai io ancora non erano così radicati i social, per vedere i risultati io andavo sul sito internet della società, certo. Era molto rudimentale, cioè era molto difficile tenere viva una passione con quei pochi mezzi. Guarda, se ti può consolare, io ho cominciato con i racconti sul Guerrin Sportivo di Roberto Gotti. Grande il Guerrin Sportivo, ecco. Bellissimo. Dovevo aspettare il Guerrin Sportivo per sapere cosa era successo la settimana prima, oppure esatto. Quando cominciò Capodistria a pandare un po' di calcio, soprattutto inglese. Vero. Grande Sergio Taucia. Andy, ma tu come ti aggiornavi? Come ti aggiornavi allora? Cioè, come facevi allora, agli inizi della tua passione? Come facevi? Era veramente dura, un po' di Guerin ovviamente, come tutti, la Bibbia, e poi qualche giornale rubato a qualche edicola di Milano che magari parlava di quel giornale britannico, che magari qualche trafiletto del campionato scozzese c'era, e praticamente solo quello, e poi si aspettava l'almanacco dell'anno dopo per poter vedere com'era andata. Quindi sempre, comunque stavi sempre ovviamente in ritardo rispetto a quello una cosa che cioè andarci a pensare oggi, no? Che oggi è tutto in diretta oggi. Cioè, Alfonso, ma ti rendi conto, andando a ripensare a quei tempi lì, viene quasi da ridere io ora che mi lamento di DAZN perché non mi fa vedere la i diritti e riesco più in qualche modo. Che allora, diciamo che forse adesso stanno un po' esagerando. Io forse un qualcosina in meno la farei vedere. Nel senso che ai nostri tempi c'era anche tanta... curiosità, diciamo tanta immaginazione. Uno si immaginava qualcosa che poi magari non era veramente la realtà, però ci sognava sopra. Adesso, un secondo dopo che hanno segnato nella Sierra Leone, te lo sai perché ti arriva là. Questo è vero. Ma non solo lo sai che hanno segnato, aspetti. Quanto? 4 secondi, vedi anche il gol. Esatto. Questi sono i lati positivi e negativi. I lati positivi e negativi. Vediamo Nello che ci dice. Nello ci dice come faceva. Io chiamavo un amico a Londra, 20 secondi nella cabina telefonica per avere qualche risultato. Siamo proprio... Fantastico. Perché c'era 25 e poi spendeva troppo. Immagino proprio le cose velocissime. Lorenzo, ci abbiamo un altro paio di foto, poi volevo... Allora, siccome in chiusura andiamo a commentare... Qui non siamo sempre dei bravi ragazzi, come si suol dire, si mette ogni tanto anche in difficoltà gli ospiti. Certo. E qui non è che sia andata benissimo, vero? No, se mi ricordo male. Però immagino l'emozione di una Scottish Cup. Allora, la finale di Scottish Cup è sempre la finale. Le ultime due le ultime tre che abbiamo visto le abbiamo perse tutte e tre, però una ai supplementari, questa con i Rangers, una essendo in vantaggio 1-0 fino a 20 minuti dalla fine con i Celtic, perso per un rigore dubbio e va bene. L'altra col Celtic non potevamo vederla perché era in pieno lockdown, abbiamo perso i rigori, mamma mia, in Hampden Park completamente vuoto e bruttissimo. Vabbè, però almeno arrivarci è un altro pretesto per poter andare su fare un altro weekend. E poi si parlava di Conference League perché avevo visto quella del Riga, perché avevo visto questa foto qui. Questa è la sera della partita contro il Riga
Dopo, sì. dopo un'ora Gordon andava in campo. Esatto. Sì. E Gordon, il grande sì. Gordon che avevamo visto 10 anni prima, sugli spalti, lì invece adesso, era via. Incredibile, pure questa foto chiude un po' il cerchio. Ecco, diciamo. Ecco sì, il nostro sì. Ray, questo a sinistra che ecco, vedete, è Ray. Aspetta, aspetta, vai. Qua a sinistra è Ray. Sì. Sì. Poi c'è dietro, c'è Donald, che è un altro grande amico, Guy, un altro grandissimo amico del nostro membro e il nostro fornitore ufficiale di tè. Esatto. Esattamente. C'è Anna davanti, ovviamente. Poi io e Anna, chiaramente. Poi io e Anna che fanno da... Allora, bello, io volevo... Nel nuovo stand del Time Castle. Esatto. Volevo commentare, diciamo, verso più o meno in chiusura della nostra bellissima serata che è volata, perché poi quando, esatto, quando si hanno ospiti così piacevoli ed è una chiacchierata così piacevole, il tempo vola. E volevo commentare un po' con voi, noi siamo sempre alla ricerca di quello che abbiamo definito il terzo polo del calcio scozzese, sperando che questo duopolio prima o poi... senza nulla togliere Rangers e Celtic, però insomma togliamo, cerco sempre di essere insomma imparziale, però insomma dopo un po' questa è la classifica della Scottish Premiership. Gli Hearts, come dicevamo, sono terzi, ma è vero che questo terzo posto durante la stagione, ne abbiamo parlato spesso a UK Calcio Show, la trasmissione che vi aggiorna su tutti i principali campionati d'oltremanica, ovviamente Inghilterra a parte. Questo terzo posto è, diciamo, un po' viene occupato prima da una squadra, prima da un'altra, insomma c'è abbastanza caos su questo terzo posto. Ma secondo voi, ragazzi, che prospettive ci sono per la squadra quest'anno? Lo riesce a blindare questo terzo posto o magari c'è un assalto addirittura ai Rangers? Come la vedete la stagione? Allora, l'assalto ai Rangers lo escludo subito. Perché, è difficile. Perché arriviamo sempre con 30 punti dietro minimo, è sempre così, non si sa perché, ma la differenza è abissale. Ma il problema è che in gara secca ogni tanto viene fuori la sorpresa, sì, però sono altre campionato lungo, partite. E poi Rangers quest'anno insomma hanno faticato abbastanza, si poteva stare addosso, secondo me. Ma sì, ma ci sono stati guarda, l'unico anno, il 2005-2006, gli Hearts sono riusciti a infilarsi tra Celtic e Rangers. Abbiamo finito secondi, abbiamo vinto la Scottish Cup, è stato un anno incredibile. Avevamo dei giocatori anche di livello internazionale, Jankauskas, Fissas, Skatchels, tanti grandi, Hartley, Gordon, Presley, Hartley. Grandi giocatori. E però siamo durati una stagione, perché poi... iniziato a smantellare, questi appena c'è qualcuno che mette il naso fuori, acquistano i giocatori migliori e magari li mettono in panchina, perché sono comunque inferiori ai loro che hanno già. Come è successo l'ultima volta con Kyle Laffer. Esatto, li hanno comprato per indebolire gli altri, per toglierli agli altri, rafforzare loro stessi. Anche perché avrà giocato 5 partite. Esatto. Questa poi è una politica che veniva usata anche da una squadra italiana tanti anni fa, inizio degli anni 90. Vabbè, questo è un altro disco. Lentini, mi ricordo Lentini, insomma. Che... No, oltre a Lentini c'era... Di Natale, non mi ricordo più, c'era un giocatore preso dal Napoli nazionale. Di Napoli. Fu preso dal Napoli nazionale. De Napoli. Per levarlo palesemente alla concorrenza. Ma guarda, queste cose nel suo grosso le fa anche il Bayern Monaco in Germania. Vero? Sì. No, ma la roba incredibile. È che prova a farle per non hanno neanche bisogno di fare queste cose, non hanno bisogno, perché sono comunque molto più forti economicamente, molto più forti come dimensione, proprio come quantità di gente, di tifo, gli stadi sono 50-55 mila spettatori, quello più grande è il nostro e quello dell'Ibernia che sono 22 mila, ecco, è vero. Vedere la differenza, certo, avrebbero neanche bisogno di fare queste cose, invece lo fanno. Anzi, secondo me avrebbero bisogno del contrario.
c'era, avrebbero c'era proprio bisogno di un campionato così allenante, che sono quello è il grosso limite, perché poi esce dalla Scozia e lo si vede appena vanno in Europa, lo si vede esatto, questo vanno in Europa. Cioè, io non voglio essere per primi, noi per primi anche noi le prendiamo per carità, ma non è per Europa noi, è inevitabile. No, noi le abbiamo seguite da vicino tutte le squadre d'oltremanica in Europa e diciamo era un po' nelle nostre dirette di redazione che abbiamo fatto, che facciamo ogni settimana, soprattutto a ridosso del quando sono iniziate le competizioni europee, è diventata un po' una barzelletta, perché si diceva sempre oggi quante ne prende l'Aberdeen, per esempio, troppe così, perché poi il Celtic, i Rangers, sì, cioè veramente... sì, altro che io poi ho visto anche, sono stato a vedere Lazio Celtic all'Olimpico e io è la prima volta che vedevo ovviamente il Celtic giocare dal vivo, io sono rimasto veramente scioccato perché una differenza proprio tattica, veramente una cosa, poi quando lo vedi allo stadio ti rendi conto ancora di più come si muovono i giocatori e come... E te pensa che questi vincono il campionato consecutivamente già da 6-7 anni. Sì, sì, quindi, ma secondo voi c'è, poi facciamo leggere qualche commento, ci allunghiamo un attimo, però è inevitabile, c'è la riforma che è stata, o meglio la riforma, insomma, l'accordo che è stato fatto con Sky Sports sulla vendita dei diritti TV, per cui la Scottish Professional Football League di questo si è beata tanto dell'accordo che ha raggiunto con Sky, che andrà a far vedere una quantità di partite enormi da qua a qualche anno e pagandole un sacco di sterline. Secondo voi questo denaro sarà effettivamente redistribuito tra le società e quindi può andare ad aiutare gli altri club? Secondo voi è una cosa che... Dipende se passa dalla SFA. Se passa dalla Scottish Football Association, no. Sicuramente penso che sia una manica di incapaci. Dispiace dirlo, ma fanno solo disastri. E infatti si parla anche di un'ulteriore riforma dei campionati. Ogni tanto ci rimettono, ogni 10 anni ci rimettono mano. La riforma dei campionati era stata proposta già nel periodo del lockdown, quando c'è stata l'interruzione dei campionati. Comportava una ristrutturazione della piramide calcistica il cambio delle squadre, del numero di squadre per base. Almeno quello l'hanno fatto, perché fino a 6-7 anni fa la piramide non c'era, perché c'erano 42 squadre e 42 squadre. Gli Stirlingshire finiva sempre ultimo della chiudeva e lì. Non ritrocedeva mai. Invece adesso c'è un po' di ricambio, infatti. Sì, anche se a parte gli Spartans quest'anno che stanno facendo benissimo, certo il collo della bottiglia con la non league scozzese è sempre strettissimo, perché per essere promossi in SPL, cioè in Scottish Professional Football League, devi veramente vincere 10.000 finali, è una cosa incredibile. Il campionato, poi devi fare i playoff, devi vincere i playoff, poi devi fare lo spareggio, poi devi giocare contro l'ultima della Third Division, è una cosa veramente uno stillicino. Però c'è anche da dire che noi quando andiamo su cerchiamo di andare sempre a vedere una partita di Lega minore. Ah, bellissimo, allora fateci una promessa: quando andrete nuovamente lì ci mandate un po' di video, così facciamo uscire qualcosa, sicuro, volentieri, sia per gli Arts che per poi se vedete qualche squadra insomma anche di non league magari sarebbe bello. Lorenzo, facciamo vedere i commenti così poi ci salutiamo. C'è Claudio che ci saluta come al solito. Ciao Claudio, di Ludon Town. Claudio, veramente grandissimo. È una forza della natura. Lo riavremo presto, Claudio. Lo riavremo presto. Allora, poi chi abbiamo? Abbiamo... l'avevamo fatto vedere, onestamente. No, non l'abbiamo fatto vedere. Grande Alvise. Alcune volte non si riescono a coltivare le cose positive, forse qui si riferiva al discorso che facevamo sulle passioni e sul e in generale su come si vivono le passioni. Questo Alvise per tanti anni è stato il nostro membro ufficiale, era il capitano della nostra squadra di calcio a 7 quando facevamo l'Italian Connection. Persona importante. Un grande giocatore Alvise, un grande giocatore. Bene, benissimo. Poi è tornato a Venezia e quindi abbiamo perso un po' i contatti.
Bene, però vi segue, vi commenta, quindi si bene, vede bene, che questo è un molto piacere, sì, molto piacere. Molto grande. E Nello ci dice che il terzo posto, parlavamo del campionato, il terzo posto lo mantiene tenendo il capitano fino alla fine dell'anno, poi sperando nella continuità tattica senza troppi fronzoli, però questo diciamo tenere il capitano, non so, vediamo il calciomercato come andrà, ma esatto. Che dite voi? Le sirene? Beh, io immagino per voi tutte le volte si apre il calciomercato deve essere una cosa devastante. Allora, ma io mi sbilancio, secondo me a gennaio resta. Sì, penso pure temo che oggettivamente a giugno sarà troppo difficile trattenerlo. Anche perché se arriva un'offerta importante, esatto, a meno di potergli mettere sul piatto una qualificazione almeno alla fase a gironi o di Conference o di Europa League, o di offrirgli un contratto, ovviamente, perché poi alla fine si riduce un po' tutto anche a quello, no? No, vabbè, anche perché una promozione, ragazzi. In Scozia non possiamo competere neanche con la Champions, ma neanche la Champions, la League One. La Ligue 1 in Inghilterra è un problema della Scottish Premier League, tanti. Quello è un grande è un grande paradosso, perché vedi tanti che da noi sono titolari, amati dalla tifoseria, nazionali, fari del progetto, che da un momento all'altro arriva l'offerta di un Blackpool, di uno Stockport qualsiasi, che tu vai a vedere, manco sai dove giocano, vai a vedere, sono in terza, quarta serie, però gli offrono il triplo dei soldi e loro, poi, cioè, perché poi alla fine noi ci incazziamo, scusate la parola, ma alla fine per loro è lavoro, quindi io sono sempre del partito che io non posso dare troppa colpa a loro, è normale, se arriva domani un'azienda che ci offre il triplo dei soldi, anche noi andremo. Certo, è normalissimo. Però, certo, speriamo che il capitano non vada al Celtic o ai Rangers. Esatto, almeno l'importante è quello. Io farei una clausola su tutti i nostri giocatori. Sì, secondo me puoi andare via, ma non vai lì. Dovremmo porla. Prossima volta che andiamo su, gliela proponiamo. Sì, perché no? Potrebbe essere un'idea. Io abbiamo cercare il primo giapponese qualsiasi e viene fuori un fenomeno. Quindi. Sì, infatti. Ragazzi, abbiamo una domanda sullo scaffale che avete dietro. Sì. La nuovo, che cos'è? No, perché c'è un whisky qui, giusto per ricordarci. È giusto, stiamo facendo la marchetta, però sì. Non è una marchetta che non mancherebbe. Bevete responsabilmente. Esatto. A casa non dobbiamo guidare, quindi possiamo. Assolutamente sì, quindi ci conferma Ray, ti abbiamo dato anche la risposta. Ray è sul pezzo, vediamo. Ray è sul pezzo, bravo. Risposta. E con questo whisky che ti pregherei, Fabio, di accantonare, perché se no potremmo avere... Siamo sul multipiattaforma e... Potremmo avere qualche problema. D'acqua. Sì, anche acqua, assolutamente acqua, quindi diretta acqua. In servizio non si può bere se non acqua, quindi non si pensa così. Però, infatti era chiuso. Certo, assolutamente. Poi abbiamo risposto alla curiosità di chi ci segue. È doveroso. Bene, ragazzi, noi siamo stati un'ora con voi, è stato molto piacevole. È volata veramente quest'ora. Veramente volata. Come diciamo sempre io e Lorenzo ai nostri primi ospiti, ci sarà anche una seconda volta più in là sicuramente. Beh, perché no? Vorrà un po' di tempo, lo dico a tutti gli ospiti. Sì, ci vorrà un po' di tempo, poi magari in questi mesi organizzate qualche viaggio. Perché abbiamo una grossa lista. Ma organizzerete qualche viaggio, avrete sicuramente tanto altro da raccontarci. Poi, un'ultima domanda. Vai Lorenzo. Vai. Rapporti vostri, personali vostri con la nazionale scozzese, con l'Italian Tartan, qualcuno del club, ce l'avete oppure no? Allora, io c'ho nel 2005 quando la Scozia ha giocato a San Siro contro l'Italia, qualificazione. Sì, me la ricordo. Ok. Circa un mese prima, due settimane prima, è venuta una troupe scozzese a fare un pre-partita e mi hanno contattato e insomma abbiamo fatto una pseudo intervista, ho cantato l'inno degli Arts con la maglia della nazionale e è stata la sigla finale alla BBC Scotland
di questo. Lo dici così, capito? Ti mando il video. Devi mandare il video, lo mettiamo, lo pubblichiamo sulle nostre. E quindi dopo, quando 2 settimane dopo abbiamo giocato a San Siro, io sono andato nella curva della Scozia, ovviamente, sì, mi hanno riconosciuto. Sono tornato a casa con montagne di sciarpe, capellini, regali, di tutto. Ecco, tanto per dire, quindi questo era un aneddotino. Mi sembra un aneddoto molto preciso sul tuo rapporto con la nazionale. E tra l'altro era il sabato di Pasqua. Il lunedì, che eravamo ancora a casa e tutto, mi ha chiamato la BBC Radio e mi ha fatto un'intervista al volo, così, boom, con il mio inglese che non eccezionale all'epoca. Oltretutto per telefono anche più difficile. L'accento scozzese Però me la sono chiamata benino. Pensate che mi hanno fatto firmare un contratto, mi hanno mandato un assegno di, non so, 40 o 50 sterline con un contrattino standard della BBC. Ma davvero? Solo per quella cosa lì, giuro. Giuro, l'hai incorniciato. Certo. Veramente sono senza parole. Senza parole. Veramente questa è la TV pubblica. Ecco, la TV pubblica. Ma infatti io gli ho detto, ma io lo faccio volentieri, non voglio soldi. No, questo è il nostro standard. Se te partecipi, devi avere il contratto. Va bene, grazie. Vabbè, io sono senza parole. Abbiamo girato subito allo shop degli Arts. Bravo, favoloso, quante cose si scoprono a Social Pub, ma per questo dovete seguire in massa questa trasmissione, perché giusto. Ecco qui, vedete chi abbiamo noi, abbiamo queste persone che veramente meritano. Queste cose, se non le sentite qui, non le sentite da nessuna parte. No, perché poi se volete il qualunquismo c'è altrove, lo trovate. Ma noi non siamo a parlare di risultati, di partite, noi siamo a parlare di sentimenti, ed emozioni ed esperienze. Esatto, bravo Lorenzo, sottoscrivo. Vi ricordo che questa puntata, poi la potrete seguire anche in replica su Spotify, e sarà disponibile subito sui nostri canali social. Ragazzi, io e Lorenzo, anche a nome di Lorenzo, mi permetto di dire queste parole. Certamente. Vi ringraziamo, è stato veramente un piacere. Grazie a voi, grazie a voi. Ospiti, grazie di aver condiviso con noi la vostra passione e ci vediamo presto sempre su questi schermi. Molto volentieri. Grazie a voi per averci permesso di esprimere e di mostrare ancora su un altro pubblico la nostra passione, il nostro impegno e la nostra, quella che poi alla fine è la nostra vita, perché alla fine ormai... Questo è il calcio, noi lo diciamo sempre qui, questo è il calcio, signori, questo è il calcio. Grazie mille, a presto. Buona serata a tutti, buonanotte. Allora, Lorenzo, è stata una puntata, ci siamo allungati un po', però veramente qui ci sono sorprese su sorprese. Io alcune sorprese sono state anche per me come sorprese. Certo, ma qui è tutto... È stata detta ora, non è che alcune volte l'ho visto in chat, ma... Sì, ma a parte poi, certo, ma a parte le foto organizzate, tutto il resto, come sapete, qui è tutto, è un pub, quindi quando vai al pub con gli amici, mica... prevedi quello di cui parli, no? Assolutamente no. Non lo fai, quindi ti lasci andare, ti fai portare dal flusso delle parole. Benissimo, allora che dire, noi chiudiamo qui. Vi ricordo che la settimana prossima, Lorenzo, ora dico al volo gli appuntamenti della prossima settimana. Perfetto. Con la diretta di redazione che ci sarà mercoledì 24, così faremo un po' il punto della situazione su tutto quello che è accaduto nei campionati d'oltremanica con i nostri ragazzi della redazione. Poi giovedì 25 alle ore 21 ritorna Angolo Calcio con Maurizio Volgarino ospite. Quindi Maurizio Volgarino, se avete, giusto per introdurlo, è un italiano che è vissuto a Nottingham nel periodo di Brian Clough ed è praticamente il presidente e fondatore dei tifosi italiani del Nottingham Forest. Però con lui parleremo molto di quel periodo, perché non solo ha visto Brian Clough, ma
dallo stadio, ma ha avuto anche persone hanno avuto contatti con Brian Clough. Sì, quindi sarà perché tanto dopo il libro di Remo dovrò scrivere a Remo perché ci sta che possa venire fuori un altro capitolino, eh? Assolutamente sì, quindi non perdetevi, ovviamente seguite sempre tutti gli aggiornamenti sui nostri social quecalcio.com e tutto quello che gli altri non dicono sul calcio d'oltremanica. Quindi buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao, ragazzi. Grazie. E ciao, ci vediamo presto sempre qui. Ciao a tutti. Ciao.